Revelation 8. When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Then I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them. And another angel came and stood at the altar with a golden censer, and he was given much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne and the smoke of the incense with the prayers of the saints rose before god from the hand of the angel then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth and there were peals of thunder rumblings flashes of light now the seven angels who had the seven trumpets prepared to blow them the first angel blew his trumpet and there followed hail Fire mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. The second angel blew his trumpet, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood. A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. The third angel blew his trumpet, and a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters became wormwood, and many people died from the water because it had been made bitter. The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon. And a third of the stars, so that a third of their light might be darkened, and a third of the day might be kept from shining, and likewise a third of the night. Then I looked, and I heard an eagle crying with a loud voice as it flew directly overhead. Cari, bentrovati, bentrovati in questo nuovo video che desidero fare insieme con voi. Questa volta l'inizio è stato un po' particolare come avete avuto modo di vedere perché eh, al di là del fatto che naturalmente è praticamente impossibile poter immaginare o ideare dei video dei film o cortometraggi che possono spiegare in qualche modo quello che noi leggiamo nell'Apocalisse perché nell'Apocalisse eh, leggiamo veramente qualcosa di impressionante nel, nella sigla iniziale avete nel video iniziale avete potuto proprio eh, scorrere seppur in inglese il contenuto del capitolo 8 dell'Apocalisse e Naturalmente, eh, come ripeto, è difficile se non impossibile poter eh, mettere in video, poter far vedere ciò che realmente accadrà in quei momenti, però credo che eh, avere anche qualcosa di visivo eh, su cui rifarsi può sicuramente essere di aiuto, può sicuramente essere eh, un, un supporto per quanto riguarda la comprensione del testo apocalittico siamo giunti appunto nell'ultimo versetto siamo giunti all'ultimo versetto di apocalisse 8 un, una sezione o un versetto che abbiamo già iniziato a studiare eh, ieri eh, ovvero il brano che ci parla di questo triplice guai di questo triplice guai che noi abbiamo nel versetto 13 di Apocalisse capitolo 8. Ma vogliamo leggerlo, lo avete ascoltato in inglese e vogliamo leggerlo in italiano, quello che eh, è scritto in Apocalisse capitolo 8 e versetto 13. Ecco qua. Questa è la traduzione in inglese Apocalisse 8:13 è scritto Guardai e udì un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce Guai, guai, guai agli abitanti della terra, a causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno per suonare. Abbiamo già spiegato, vi ho già spiegato ieri eh, come mai abbiamo la differenza in traduzione tra Diodati e la Nuova Riveduta, si tratta uh, semplicemente di eh, manoscritti diversi, manoscritti che eh, usò il Diodati, c'è il termine Angelo, Angelos, mentre invece nei manoscritti della, del, del Nestle-Aland, ovvero Possiamo dire il Nuovo Testamento in greco che viene utilizzato per le traduzioni moderne, moderne abbiamo il sostantivo Aitos che indica appunto l'Aquila. Tuttavia questo non ci deve distogliere da quello che è il contenuto, da quello che è il contenuto espresso di, eh, del versetto 13 di Apocalisse dove abbiamo un triplice guai. Quindi è interessante, abbiamo già visto ieri il primo punto, ovvero guai alla nazione peccatrice in Isaia capitolo 1 versetti 3 a 5. È interessante notare come questo termine guai eh, venga usato nella scrittura. Potremmo vedere nello scorrere di questi brani e di questi testi biblici come questo termine è inserito in contesti di giudizio è inserito in contesti di avvertimento, soprattutto guai è utilizzato proprio come un termine di avvertimento e nello stesso tempo un termine di dolore, un termine di dolore. Allora, proseguendo quindi nella nostra analisi, sempre in Isaia capitolo 3, versetti 10 e 11, abbiamo un guai, estremamente solenne che è rivolto all'empio. Cioè è rivolto a colui o a colei che continua a rifiutare la grazia di Dio, continua a rifiutare il messaggio del Signore. Nell'Antico Testamento sappiamo che di messaggi ce ne furono tanti e gli empi si contraddistinguevano con questa loro ostinatezza nel rifiutare quello che era la parola del Signore. In un contesto neotestamentario, nell'ambito neotestamentario questa parola di Dio è riassunta nel messaggio del Vangelo. Pertanto in Isaia capitolo 3, 3 e versetti 10 e 11, ecco che cosa leggiamo. Ditelo che il giusto avrà del bene perché egli mangerà il frutto delle sue opere. Guai all'empio. Il male ricadrà sul suo capo, perché gli sarà reso quanto le sue mani hanno fatto. Se è vero, come è certamente vero, che il giusto sperimenterà, realizzerà le benedizioni del Signore, sperimenterà la sua protezione, sperimenterà sicuramente la sua guida. Per l'Empio la situazione è completamente diversa. Per l'Empio vi è un solenne guai, rivolto a tutti coloro che si danno al male, che progettano il male e che seguono i loro propri istinti carnali. Questo sarà assolutamente vero e sarà assolutamente reale nel periodo della grande tribolazione. Ecco perché abbiamo questo susseguirsi di serie di giudizi che il Signore sta inviando. Abbiamo letto, avete visto anche nel video iniziale, l'erba, gli alberi, l'acqua, fenomeni cosmici. Proprio perché Dio vuole parlare all'uomo anche attraverso questi mezzi. Ma nello stesso tempo il signore avverte l'uomo. Il signore avverte l'uomo, avverte colui che progetta il male e che lo vuole naturalmente portare ad effetto. Sicuramente l'empio sarà giustamente retribuito. Sarà ricompensato. Ma non è una bella ricompensa, eh? sarà ricompensato in base alle sue opere malvagie. In altre parole, l'Empio non farà altro che raccogliere ciò che Egli ha seminato. Nella sua vita ha seminato malvagità, raccoglierà i frutti della sua malvagità. Purtroppo dobbiamo dire che al giorno d'oggi, ma come d'altro canto leggiamo in tutta la parola del Signore, in tutta la parola di Dio, gli empi hanno letteralmente capovolto tutti i valori, tutti i principi morali e spirituali voluti dal Signore. Credo che sia piuttosto evidente se noi andiamo a vedere e ad analizzare il contesto sociale nel quale ci troviamo. I valori di, di Dio, i valori divini, sono completamente ribaltati e possiamo parlare di tutti i campi, dal campo della sessualità, nel campo del sociale, nel campo familiare. Tutti i valori di Dio sono capovolti. Si è spettatori, possiamo dire, in continuazione di un processo terrificante, di un meccanismo terrificante di capovolgimento di valori. Da una parte vediamo il giusto che viene calpestato, colui che vuole portare avanti, che vuole tenere alta la parola della vita viene calpestato, viene emarginato e in certi contesti viene anche messo in carcere e viene anche ucciso, mentre invece l'empio trionfa. Come si suol dire, vero parlando di ricchezze, chi è ricco si arricchisce di più, chi è povero si impoverisce di più. L'empio prospera. E questo, se vi ricordate, era un po' il grattacapo di diversi salmisti. Vi ricordate Asaf nel Salmo 73, come questo salmista si arrovella il cervello perché non capisce come sia possibile che il giusto viene calpestato, emarginato, soppresso, mentre invece l'empio deve prosperare. Poi, grazie al Signore, Dio dà la risposta ai dubbi di Asaf. In Isaia capitolo 5 e versetto 20, vedete, abbiamo, ci troviamo qui, Isaia capitolo 5, versetto 20, abbiamo un ulteriore guai a chi capovolge i principi divini, come dicevamo prima. Cos'è scritto in questo brano? Isaia 5, 20. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene. Che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Direi che questo testo esprime molto chiaramente quello che stiamo dicendo. Questo brano parla proprio di questo capovolgimento: parla di questo capovolgimento di valori in quanto il bene. E dobbiamo ricordare che il bene è tutto ciò che rientra, che concerne la volontà del Signore, e il male è tutto ciò che odia il Signore, anche se per l'uomo il male può essere legittimo, non cambia la storia, non cambia il succo della questione, il male è tutto ciò che odia Dio, il bene è tutto ciò che Dio benedice. Quindi per in questo brano, come dicevo, dove abbiamo questo capovolgimento di valori, possiamo ben dire come oggi il bene è chiamato male, è chiamato peccato addirittura, e il peccato è chiamato bene. Ma per costoro, cioè per questi empi, è rivolto questo solenne guai. Stai attento a quello che fai, stai attento a quello che pensi, stai attento a ciò che alberga nel tuo cuore. Ancora in un brano che è rivolto eh, al popolo di Israele, ovvero in Isaia capitolo 30 e versetti 1 e 2, ci troviamo qui. Abbiamo questo avvertimento, questo guai a chi non consulta il Signore. Ed io credo che anche noi dobbiamo fare molta attenzione a questo testo. Isaia capitolo 30 versetti 1 e 2, vedete come tanti guai si trovano proprio nel libro di Isaia. Ecco qui il brano che ci interessa. Guai, dice il Signore ai figli ribelli, che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. Capite bene come questo brano ci interpella tutti quanti, ci responsabilizza per quanto riguarda il nostro senso di dipendenza dal Signore. Il peccato di Israele, come noi sappiamo, era davvero notevole, era davvero grande. Infatti la loro preoccupazione, la preoccupazione del popolo di Dio non era seguire il Signore e la sua legge, la sua volontà, ma la sua preoccupazione era quella di aggiungere peccato sopra peccato. Ma come noi sappiamo, Dio che odia il peccato non può in alcun modo tollerare una situazione del genere. L'abominazione di Israele aveva raggiunto un tale livello che Dio è costretto proprio per la sua santità, per la sua giustizia perfetta. È costretto a paragonare eh, questo popolo ad una meretrice, ad una prostituta che si concede a tutti gli uomini. Ed ecco che siamo in questo punto ovvero Israele paragonato ad una meretrice incallita è uno dei capitoli più tristi e se vogliamo dirla tutta è anche uno di quei capitoli che fa arrossire le nostre guance perché il Signore veramente scende nei dettagli e la descrizione che fa del suo popolo non è certamente incommiabile ecco quanto leggiamo in Ezechiele capitolo 16 versetti 22 a 25. Ecco qui il brano che ci interessa. In mezzo a tutte le tue abominazioni e alle tue prostituzioni non ti sei ricordata dei giorni della tua giovinezza, quando eri nuda, scoperta e ti dibattevi nel sangue. Ora, dopo tutta la tua malvagità, guai, guai a te, dice il Signore Dio. Ti sei costruito un bordello, ti sei fatto un alto luogo in ogni piazza pubblica, hai costruito un alto luogo a ogni capo di strada, hai reso abominevole la tua bellezza, ti sei offerta ogni passante, hai moltiplicato le tue abominazioni. È un guai veramente impressionante, un guai solenne che noi abbiamo in questo brano. Nel constatare questa grande malvagità, il Signore per ben due volte, per ben due volte ripete al suo popolo guai, guai a te, come se avesse il dito puntato. Questi testi, vedete, non hanno soltanto lo scopo di sottolineare, di evidenziare la santità del Signore, ma altresì di spronarci, di spronarci ad un maggiore impegno e a un maggiore desiderio di piacere al Signore, di avere una condotta che sia veramente gradita a Lui. Perché vedete, se è vero che Dio non tollera il peccato, questo è vero per l'Empio, ma ha maggior ragione per il figlio di Dio. L'Empio è serpente. L'Empio è paragonato a uno scorpione, è paragonato a un serpente, è paragonato a un leone, è paragonato ad animali che hanno a che fare con la violenza, che hanno a che fare con la sporcizia, che hanno a che fare con il veleno. Non possiamo aspettarci che un serpente non morda se noi gli calpestiamo la coda. Il serpente rimane, rimane serpente. Ma vedete nei confronti del figlio di Dio la, il discorso è molto diverso. Il figlio di Dio ricordiamoci che ha una grande responsabilità, una enorme, abbiamo un'enorme responsabilità. Egli è chiamato, come noi sappiamo, a odiare il peccato, è chiamato ad averne veramente, possiamo dire, disgusto. La domanda è se noi veramente abbiamo disgusto del peccato, di tutto ciò che non rientra nella volontà del Signore, perché questo è quello che il Signore ci chiede. E più noi avremo disgusto del peccato, più noi avremo disprezzo di tutto ciò che Dio disprezza, più la nostra condotta sarà una condotta santa, una condotta veramente che il Signore gradisce in ogni aspetto. Ma abbiamo, vedete, un altro guai. Abbiamo un altro guai molto particolare che si ricollega, se vogliamo, a quanto visto precedentemente. Precisamente in Michea capitolo 2 e versetti 1 e 2. Michea capitolo 2 versetti 1 e 2. Guai a quelli che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro letti, per eseguirlo allo spuntar del giorno quando ne hanno potere in mano. Desiderano dei campi e se ne impadroniscono, delle case e se le prendono, così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. Vedete, qui si parla di coloro che progettano il male. E vedete, noi dobbiamo sempre tenere conto di questo aspetto importante, perché il peccato, cioè si pecca, anche se sì, è vero, si può peccare per, come possiamo dire, involontariamente, si può peccare senza neanche rendersene conto. Però dobbiamo anche ammettere che nella stragrande maggioranza dei casi si pecca volutamente. E quando si pecca volutamente? Quando il peccato nasce nel cuore. Quando il peccato si progetta. Quando il peccato si pianifica. Pertanto, qui, in questo brano di Michea 2, abbiamo un solenne avvertimento. Per coloro che progettano solo peccato nel proprio cuore, che scorgitano, che progettano piani malvagi a discapito del prossimo, perché questo è il contesto di Michea, sopraggiunge il guai del Signore. Sopraggiunge questo, questo avvertimento. È vero, è un brano che è rivolto naturalmente a chi è schiavo del peccato. Chi non può fare a meno di progettare il peccato. Però io non vorrei che questi brani passassero in sordina solo per il fatto che molti di essi sono riferiti agli empi, come anche il brano di Apocalisse 8, 13. È vero, quel guai è rivolto agli empi, non è certamente rivolto ai figli di Dio. Ma dobbiamo anche chiederci: dobbiamo anche chiederci se, se qualche guai potrebbe essere rivolto anche a noi. In Luca capitolo 6 e versetto 24 si parla di coloro che amano il denaro, quindi si parla dell'avarizia. E che cosa dice il Signore in questa particolare circostanza? Luca capitolo 6 e versetto 24. Ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione. Il Signore non è che condanna la ricchezza in senso generale. Il Signore condanna l'amore per la ricchezza. In altre parole condanna l'amore per l'avarizia. Condanna il peccato dell'avarizia tutti coloro che ripongono la propria fiducia nelle ricchezze ed io credo che anche noi dobbiamo stare attenti a non affidarci troppo alle ricchezze soprattutto a non amarle tenendo conto che tutto ciò che noi abbiamo qua di materiale rimarrà qui e giungerà il momento che tutto sarà distrutto niente rimarrà Dobbiamo metterci in testa che la nostra patria non è questa, ma è la Gerusalemme celeste. Nuovi cieli e nuova terra dove regna la giustizia. In Luca capitolo 11 e versetto 52 abbiamo un guai del Signore Gesù rivolto ai dottori della legge. Ed ecco che cosa leggiamo, sempre in Luca. Luca 11, versetto 52. Guai a voi dottori della legge perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. Un guai derivante. Dalle responsabilità che avevano questi capi del popolo. Questo termine aveva sempre lo stesso scopo, denunciare il peccato ed avvertire che Dio avrebbe giudicato l'iniquità. Questo è un dettaglio molto, molto importante e anche molto importante interessante però vedete nella chiesa primitiva era giunto un problema un problema che anche oggi c'è ovvero empi che si infiltrano nelle chiese possiamo dire falsi credenti che si infiltrano nelle chiese portando disordine ed ecco che vogliamo vedere l'ultimo guai di questa lunga serie Nell'Epistola di Giuda, versetti 11 a 13, sapete che Giuda ha soltanto un capitolo. Giuda 11 a 13, guardate come l'autore descrive questi personaggi. Guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senz'acqua portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare schiumanti la loro bruttura, stelle erranti, a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Parole che sicuramente sono molto serie, parole che sicuramente sono severe, ma che identificano quella che era la malvagità di questi personaggi. Guai, guai, guai. Vi è un continuo richiamo di avvertimento. Un continuo richiamo di avvertimento nella scrittura intorno a al giudizio di Dio sul peccato ma non soltanto al giudizio di Dio sul peccatore ha ascoltato l'uomo questi avvertimenti beh grazie a Dio che molti si sono convertiti grazie a Dio che molti hanno risposto alla chiamata del Signore il sottoscritto è uno di questi e non certamente per mio merito ma solo per la grazia del Signore molti si sono convertiti dalla loro via malvagia e hanno riposto la loro fiducia nel Signore Gesù se qualcuno sta guardando questo video e che ancora non ha fatto questa scelta falla ti scongiuro affida la tua vita al Signore Gesù chiedi perdono dei tuoi peccati ammetti di aver fallito in tutta la tua vita e che hai bisogno hai bisogno della grazia di Dio molti si sono riconosciuti quali empi perduti io mi sono riconosciuto così un giorno un empio perduto morto nel proprio peccato su cui pendeva questo guai terribile guai a te guai a te ma per la grazia di Dio, questo guai si è trasformato. Questo guai venne tolto per dare luogo alla grande salvezza di Dio. Come noi leggiamo vero in Romani, chi crede nel Signore Gesù è salvato. Anzi, scusate, Vangelo di Giovanni: chi crede nel Signore Gesù è salvato, ma chi non crede è condannato. E stiamo certi. Siamo certi che giungerà il tempo in cui il guai del Signore sarà perfettamente adempiuto. Questo triplice guai che abbiamo in Apocalisse 8.13 si adempierà perfettamente. Intanto, le ultime tre trombe che devono ancora squillare saranno i segnali di giudizio ancora più grandi. Spaventosi di quelli precedenti non li, non li inizieremo a vedere oggi, li vedremo dalla prossima volta e vediamo un, un graduale aumento della portata dei giudizi del Signore, ma vedremo anche quale sarà la reazione dell'uomo nel subire questi giudizi veramente il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Ed è questa la notizia più triste che noi leggeremo in Apocalisse capitolo 9. Detto questo, voglio ancora una volta ringraziarvi, ringraziarvi per la vostra attenzione, per la vostra pazienza, vi ricordo. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, Andrea Belli75. Vi ricordo per chi volesse di contattarmi per avere i miei commentari biblici in ebook e chiunque voglia imparare il greco antico, anche in questo caso mi contatti perché potete essere inseriti nel corso che è iniziato da poco. Quindi potete benissimo aggiungere. Detto questo desidero ringraziarvi e come dico sempre che la parola del Signore possa rimanere sempre scolpita nella nostra mente, nel nostro cuore con lo scopo di vivere una vita santa e gradita al Signore. Che il Signore vi benedica e al prossimo video. Ciao!